Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò brevemente che cosa è necessario fare per diventare investigatore privato. Ne abbiamo già parlato, ne parliamo nel nostro corso online che potete trovare sul nostro sito www.voxinvestigazioni.it, o se volete dare un'occhiata alla nostra piattaforma, che è la prima piattaforma al mondo per investigatori privati. www.internationaldetectiveschool.it. Andrò a spiegarvi che cosa bisogna fare esattamente per diventare un investigatore privato. Dunque, la prima distinzione che va fatta è quella fra agente investigativo, collaboratore di indagini elementari, come volete chiamarlo, e titolare di licenza. Sono due figure diverse per cui sono richiesti due requisiti diversi. Dunque, partiamo dall'agente investigativo. L'agente investigativo chi è? È colui che sostanzialmente si occupa di fare i pedinamenti, gli appostamenti all'interno di un'agenzia investigativa, che si occupa di fare gli accertamenti per le compagnie assicurative. Insomma, è un po' il braccio, dell'agenzia investigativa. Che requisiti deve avere? Nessuno in particolare, questo vuol dire che chiaramente deve essere una persona portata a questo tipo di attività, deve essere sveglio, intraprendente, intelligente, ma queste sono cose ovvie che non sto neanche a dire, io vi parlo di requisiti effettivi. Deve solo non aver riportato delle condanne penali. Quindi diciamo che, se vogliamo dirla in maniera spiccia ed elementare, se ha la fedina penale pulita, qualsiasi soggetto può fare l'agente investigativo. Non è richiesta, appunto, come vi dicevo, nessuna qualifica particolare, basta candidarsi presso un'agenzia e, se assunti, se inseriti all'interno dell'organico, iniziare a fare il tipo di attività richiesta, chiaramente previo affiancamento da parte di un agente senior, un agente più grande. Discorso diverso è per il titolare di agenzia investigativa. Il titolare di agenzia investigativa, essendo comunque soggetto a cui viene rilasciata una licenza di polizia 134 TULPS, come ricorderete, ne abbiamo parlato negli scorsi video, è soggetto a una normativa un po' stringente. Però solo da qualche anno a questa parte, perché prima non erano richiesti tutti i requisiti che invece sono richiesti attualmente. Quali sono questi requisiti? Sono una laurea almeno triennale in scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti. Quindi, prima di presentare la domanda, bisogna aver almeno conseguito una laurea triennale. Deve aver fatto un corso di alta formazione, ad esempio, quando è toccato a me, l'ho fatto presso l'Unitelma Sapienza di Roma, quindi bisogna fare un corso di alta formazione. Bisogna avere almeno 3 anni documentati di esperienza all'interno di un'agenzia investigativa. Quindi bisogna aver lavorato almeno 3 anni con profitto e il titolare dell'agenzia deve sottoscrivere una lettera dove dice che, insomma, siamo idonei, che abbiamo svolto con profitto determinato tipo di attività. Chiaramente i 3 anni di pratica non ve li potete inventare perché poi vanno a controllare, quindi non è che potete dire ho lavorato 3 anni in un'agenzia investigativa quando presentate la domanda, mentre in realtà non ci avete lavorato affatto, ci avete lavorato solo 1 anno, ecco, questo è importante. E anche qui il titolare, insomma, non deve aver riportato condanne per delitti non colposi. Fatto tutto questo, si può a questo punto presentare domanda presso la prefettura di competenza, quindi Torino se volete aprire a Torino, Milano se volete aprire a Milano, che a questo punto aprirà l'istruttoria, farà tutti gli accertamenti del caso, delegati anche alla sezione amministrativa della Questura della Polizia di Stato, e se idonei vi rilascerà una licenza. Chiaramente il rilascio della licenza è poi subordinato a determinati altri vincoli che però vi spiegherò nei prossimi video, che sono chiaramente avere dei locali idonei, insomma, però è un aspetto un po' più pratico. Diciamo che, ricapitolando, se si vuole fare l'agente investigativo bisogna solo avere la fedina penale pulita e si può iniziare presso un'agenzia investigativa. Per diventare titolare di licenza, chiaramente il processo, come vi ho appena spiegato, è un po' più complicato. Quindi laurea triennale, 3 anni di esperienza all'interno di un'agenzia investigativa, master o corso di alta formazione presso un ente accreditato, e solo dopo si può poi procedere con la richiesta per, insomma, il rilascio di una licenza.
Spero di essere stato chiaro. Se avete dubbi, domande, come al solito, scriveteci nei commenti, fatecelo sapere e vi aspettiamo nei prossimi video. Grazie a tutti.